Partiamo diciamo, da Arezzo, da partire dalla città, arrivare fino qua a Pieve del Toppo, Olmo, Pieve del Toppo e scendere fino anche a Cesa, Marciano, Fogliano della Chiana, Monte San Savino in mezzo perché c'è una parte anche di Monte San Savino e poi ad arrivare fino a Castiglion Fiorentino. Quindi diciamo, l'area interessata è molto vasta e purtroppo in tutto questo territorio ci sono stati grandissimi danni. Sostanzialmente tra produzione persa e danni strutturali, danni alle serre, danni anche in allagamenti che ci sono stati, eccetera, superiamo sicuramente i 10 milioni di euro. L'agricoltura aretina è in ginocchio dopo la grandinata e il nubifragio di sabato 27 luglio. In alcuni casi si parla del 100% del danno, qui siamo in Valdichiana. Anche se ha tutta questa vegetazione, dici sotto c'è la roba sana, non c'è la roba sana sotto. Questa ha preso 20 botte. Questa era una pesca che va in maturazione al 20 di settembre, guardate in che condizioni. Cioè, questa qui marcisce, fa marcire anche il legno. Il danno infatti non è soltanto per i frutti, la raccolta è andata tutta praticamente distrutta, ma anche per le piante. Vedete il legno come è tutto sfogliato. Anche qui questo grosso, vedi che roba, che tagli. E se io taglio una punta non la mando su, me la deve rifare e sono 2 anni di perdita. Come sul melo e come sul pero. Sul pero ancora peggio perché il legno deve essere ancora più vecchio per fare il frutto. Non lo fa sul legno di un anno. In questo momento noi siamo economicamente a terra. In Toscana la Valdichiana è conosciuta, tutti vogliono il nostro prodotto. Nel centro Italia tutti conoscono il nostro prodotto. Mercati di Bologna, nelle Marche sanno chi siamo. Nel centro Italia la Valdichiana è molto conosciuta, sono prodotti di qualità che vengono apprezzati e è fondamentale che noi si possa rimanere nei mercati nei prossimi anni. O volete che noi si lavori o andate a comprare la roba in Africa, in Cina, dove vi pare, ma se volete che le aziende lavorino e producano e paghino le tasse in Italia, vanno rispettate. Questo è uno sfogo serio. Non mi riconoscete Quintali, ma le aziende della Valdichiana come fanno a riconoscere Quintali se io queste pesche le devo buttare in terra? Dove le ho le fatture io per riconoscere i Quintali? Ma chi c'è a Roma?